I conti sono risanati, almeno le perdite della Sette sono bloccate, 100 milioni l'anno negli ultimi 10 anni, e quest'anno invece appunto l'emorragia sembra essere arrestata grazie a una politica di contenimento e di efficienza dei costi. La notizia più importante di oggi è l'arrivo di Floris al martedì con un programma suo, il cui titolo è ancora da definire, e una striscia che precederà il TG. Quindi si completa un'offerta del prime time che è di tutta produzione e di grande appeal per gli inserzionisti ai quali ADV Express TV si rivolge. Ecco, qual è il senso di questa strategia editoriale e quindi anche di programmi di palinsesto? Beh, l'arrivo di Floris per noi è un arrivo importantissimo, di un conduttore giornalista di grandissimo livello, di grandissima qualità, che rafforzerà il martedì sera, giornata tradizionalmente difficile per noi, perché il pubblico di La Sette il martedì lasciava La Sette per andarsi a vedere Ballarò. Adesso invece, avendo noi Floris, spero e credo che il pubblico di La Sette potrà rimanere sulla Sette a vedere appunto Floris. Poi avremo la striscia quotidiana dal lunedì al venerdì, probabilmente anche con il martedì dalle 8:20 alle 8:05, che precederà il TG e che sarà appunto una striscia appunto condotta da Floris, dove avremo l'intervista, il faccia a faccia, il sondaggio, la notizia del giorno, eccetera, che precederà il telegiornale, che generalmente aveva un traino evidentemente molto meno forte, di circa il 3%. Credo che con Floris le cose possano certamente andare meglio, e questo ci darebbe ovviamente un piedestallo maggiore per il TG e poi a scendere, diciamo, per tutte le trasmissioni successive. Per cui potrebbe anche succedere che si consolidi di avere uno 0,5% in più, e questo potrebbe essere una cosa molto positiva, perché varrebbe per tutto il prime time. Poi per La Sette noi abbiamo un palinsesto di tanti appuntamenti, dal Piazza Pulita del lunedì al Floris del martedì, al mercoledì una sorta di staffetta femminile con Grace Anatomy, telefilm che acquistiamo da Walt Disney, piuttosto che Anno 1 con Giulia Innocenzi, bravissima, che ha fatto le 5 puntate di maggio al 7,5%, L'aria che tira stasera con la sperimentazione del giugno, le 4 puntate al 5% anch'ella e poi anche le invasioni barbariche, che torneranno a partire appunto da febbraio-marzo del prossimo anno. Quindi un appuntamento tutto al femminile con un'altra produzione. Il giovedì servizio pubblico con Santoro, il venerdì Crozza, il sabato stiamo decidendo un appuntamento interessante, e poi in onda la domenica alle 20:30 con A seguire la gabbia. Quindi 6 appuntamenti con in più 8:30 appunto alle 8:30, il TG eccetera, la mattina appuntamenti, coffee break, l'aria che tira eccetera. Abbiamo un palinsesto veramente ricchissimo, con una serata addirittura con 6 produzioni. Ecco, questo è il focus sul quale voi avete concentrato la vostra attenzione, che proponete quindi agli investitori pubblicitari. Quali obiettivi di audience voi vi sentite di poter raggiungere con questo nuovo palinsesto, e quale importanza voi segnalate agli investitori per appunto rivolgersi alla vostra rete? Beh, insomma, noi credo che potremo crescere sicuramente. Oggi siamo come network tra la 7 e la 7D al 5,1%. Io credo che l'arrivo di Floris il mercoledì con tutti quegli appuntamenti che ho detto, e poi la conferma di Crozza, Santoro, Formigli e quant'altro, possa certamente, la gabbia, possa darci un incremento interessante. Non voglio dire quanto per scaramanzia, però sicuramente ci può essere veramente un passo avanti molto significativo. Tra l'altro noi vediamo che ci sono Rai 1 e Canale 5 che sono distanziate, che distanziano tutte le altre, però poi Rai 2, Rai 3, Italia 1, Rete 4 e La 7 sono in un fazzoletto di 2 punti percentuali. Ecco, che cosa caratterizza per un cliente pubblicitario la scelta, il vantaggio che può trarre dalla scelta di La Sette? Fra l'altro avete anche una
un pacchetto di clienti in esclusiva, una settantina di clienti esclusive che vi sceglie rispetto alle altre reti. Il suo target, il suo posizionamento? Bravissimo, il target di La 7 è un target di qualità assoluta. Abbiamo il famoso target della doppia A, quindi alto livello socio-economico, dove La 7 è già al quarto posto come risultato in prime time e durante la giornata, con il 7,5% in prime time e con il 6,6% durante la giornata. Poi abbiamo una percentuale di laureati che è il doppio rispetto alla media nazionale, quindi abbiamo un target di altissima qualità, alto spendente, alto consumante, che magari non sarà soltanto il cosiddetto target commerciale 25-54 anni, che però ormai questo target commerciale dei 25-54 anni ha perso moltissimo potere d'acquisto. Io ho visto una ricerca che dice che nel 1991 le famiglie con capo famiglia sotto i 55 anni avevano il 63% della ricchezza in Italia, oggi sono al 42%, quindi c'è stato uno spostamento di ricchezza verso chi ha più di 55 anni e noi abbiamo sicuramente un target doppia A che è fortissimo, di gente alto spendente, alto consumante, ed è la ragione per cui quando le aziende investono con noi in esclusiva, come quei 70 casi, ottengono grandi risultati. Ecco, lei ha parlato appunto di investimenti, un clima economico certamente non favorevole che non aiuta. Ecco, possiamo fare il quadro di quello che è la raccolta pubblicitaria per quanto riguarda le reti televisive, ma anche la carta stampata? Ma diciamo che noi con La 7 saremo nel semestre ad un piccolo incremento rispetto allo scorso anno e con le testate, quindi con i nostri giornali, saremo ad un piccolo decremento. Alla fine il gruppo avrà fatto grosso modo pari e patta con l'anno scorso, che in questi tempi tutto sommato non è male. Ci siamo molto concentrati sull'attenzione ai costi per migliorare la marginalità dell'azienda. Ecco, fra l'altro un'attenzione ai costi che non ha diciamo eroso la dote lasciata da Telecom Italia Media degli 88 milioni che potranno tornare utili alla fine, ad aprile 2015, quando appunto verranno. Ecco, cosa ne farete di questi soldi? Vediamo, diciamo che per il momento fortunatamente abbiamo azzerato le perdite, non abbiamo consumato diciamo questi 88 milioni che erano il contributo alla ristrutturazione. Fino all'aprile del 2015 sono intoccabili, poi vedremo di fare sicuramente buon uso di queste risorse e perché no per vedere anche in questo mercato italiano se c'è qualche buona opportunità. Gli 80 euro di Renzi al mese aiutano i consumi e quindi anche la ripresa e le aziende a investire? Ma io credo di sì, credo che possano certamente aiutare. 80 euro dati a milioni di famiglie certamente sono un contributo che può dare una mano a far ripartire un po' i consumi e quindi l'economia. Bene, con Urbano Caro è tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagone.